Questo posto è pieno di nidi di drago. Questo addirittura ha le uova quasi appena aperte, appena dischiuse. Allora, vediamo di capire qua come funziona. Allora, qui sicuramente non c'è uno scrigno. Qui non c'è uno scrigno. Beh, di qua abbiamo più chance. Qui ce n'è uno, però ne ho visto anche uno dall'altro lato. Quindi uno dei due sicuramente non possiamo prenderlo. Parlo dello scrigno laggiù in fondo. Però possiamo tornare all'inizio e rifarci la stradina. Qua c'è un nuovo nemico. È come il fluttocchio, però sembra legato all'elemento fuoco. Se è come l'altro, basta far fuori tutti i nemici tranne lui. Infatti è imprismabile già da adesso. Bestia magica con un solo occhio rosso, scaglia temibili magie di fuoco. A essere sinceri, vista la forma, somiglia un po' a un pomodoro, ma c'è chi dice di aver usato le sue lacrime come condimento. Vediamo le sue abilità. Ah, svolazzo, perfetto. Allora questo lo teniamo in squadra. L'abilità svolazzo è la prima che lui può imparare, quindi la prendo al volo. Ecco che raggiungiamo lo scrigno che ci mancava, due panacee. Ora voglio andare ad affrontare il drago di fuoco. Sto tentando di affrontare questo drago con Ifrit, perché Ifrit è in grado di assorbire i danni da fuoco, quindi potrebbero addirittura curarmi nel tentativo di colpirmi. Con lo scan vengo a sapere che per imprismarlo devo sferrare un colpo critico. Ok, questo può essere un piccolo problema perché non è qualcosa che è sotto il mio comando. Ho inflitto un colpo critico. Ma che fortuna! Alla fine ce l'abbiamo fatta. Non è stato facile perché dopo qualche turno in cui l'imprismazione non riesce, le condizioni di imprismazione vanno riproposte e quindi ho dovuto ricreare un'altra situazione, devo fargli un altro colpo critico. Questo voleva dire colpirlo e curarlo, colpirlo e curarlo, perché se no col secondo colpo avrei potuto ucciderlo. Non hanno fatto attacchi di fuoco, per cui non ho potuto utilizzare l'abilità di assorbimento dei colpi di Ifrit. Allora, questo drago è l'evoluzione del Grisù. Lui si chiama Drago Rosso, senza specifiche. Creatura tipica delle cicatrici del drago, talmente tipica da essere la ragione principale per il nome di quel posto. Ha un'agilità e una potenza fisica notevoli e il calore del suo fuoco squaglia qualsiasi cosa. Potrebbe essere un alleato importante, è una L, e potrebbe, però d'altro canto c'ho Ifrit come creatura L di elemento fuoco, quindi preferisco tenere quel Ifrit. Possiamo aprire lo scrigno e trovare tre antitremore. Tanta fatica per tre antitremore.
Sono tornato nella prima zona per poter prendere l'ultimo scrigno, che è qui sotto. Due code di fenice. Che non mi dispiacciono. Siamo tornati all'ultima parte della seconda zona. Oh mamma mia, che battuta stupida. Tipo quella di Sherlock Holmes che dice elementale, Watson elementale, quando incontra una colonna di fuoco. But if you put mirages with high fire resistance in your stacks, you can reduce the damage you take from flames. Un seme energia. Col fatto che sia Tama che Rain hanno l'abilità energia, per ora le mie due pile sono ben coperte. Allora, abbiamo davanti un Gimme Golem e una biforcazione, quindi dovremo andare a sud per trovare l'oggetto che serve per superare il Gimme Golem. Dude, it all makes sense now. What? The elemental resistance stuff? You actually followed that? Oh, sure. Basically, we need to imprison as many of the mirages around here as we can. La gente si stupisce quando Lan capisce le cose. Non si offende però Lan, bisogna dargliene atto. Senza una quantità dispari di negazione, ovviamente. Una panacea. Non è l'oggetto che ci chiede il Gimme Golem. Non sono andato a vedere cosa ci chiedeva, ma sono sicuro che troveremo un oggetto con un nome stupido e ci renderemo conto che è quello che serve al Gimme Golem. Qui c'è un drago rosso. Sarà un facile avversario? Saranno due facili avversari? Sì, saranno due. Tama ha trovato un oggetto in questo nido. Una coda di fenice, interessante. Due gran pozioni. Anche questo non è l'oggetto che ci chiederà il Gimme Golem. Qui abbiamo un nuovo avversario. Ed è, mi pare, impilato. Non riesco a vederlo bene perché, sì, è impilato con un mini golem. Allora, innanzitutto facciamo fuori Grisù. Ora dobbiamo far cadere la pila.
Finalmente abbiamo rotto la pila e quindi possiamo capire come catturare il Bidra, che sarebbe un idra con due teste. Vediamo. Sconfiggi prima gli altri nemici. Ecco fatto. Anche la Bidra è nostra. Vediamo se che tipo di informazione ci dà su questo mostro. Ne avevamo già incontrato uno, mi pare a base acqua. Allora, miraggio che ama le temperature più alte e resiste al fuoco. Non ha una, bensì due bocche estremamente tossiche. Il caldo deve avergli dato alla testa, o per meglio dire alle teste, ok? Pessima battuta, ma proseguiamo. Squame di drago. Così però torniamo indietro. Si vede che l'oggetto del Gimme Golem è addirittura in un'altra zona. Non è in quest'area. Siamo andati in bocca a tre draghi. Non dovrebbe essere ancora un problema perché i nostri colpi sono davvero forti rispetto a quello che possono farci loro. Quindi la strada sbarrata da queste creature sarà presto libera. Andiamo in un'altra zona. E vediamo se troviamo quell'oggetto misterioso. Aree segrete. Cercando a fondo scoprirai che molti dungeon nascondono delle aree segrete, in cui spesso e volentieri si rintanano miraggi particolarmente forti. La prima volta che visiti un dungeon potresti non avere quello che ti serve per accedere a queste zone, quindi torna dopo aver imparato qualche altro trucco. Ok, perché ce lo sta dicendo adesso? Io guardo la mappa. Ah, questa è considerata una zona segreta. Va bene. Oh cavolo. Oh cavolo. Questo è più grosso degli altri. Beh, devo decidermi ad affrontarlo. Questa creatura nota come Cerberus. O come sarà scritto qua in italiano, Cerbero. No, Cerberus, dai. Sono stati onesti. Allora, come fare a imprigionarlo? Bisogna usare attacchi di fuoco, gelo e tuono. Il che... Madonna, 13.752 punti vita. Il fatto che sia vulnerabile, cioè vulnerabile, che bisogna colpirlo... con tre energie differenti è coerente col fatto che normalmente Cerberus ha tre teste e quindi ok, non è come la chimera che ha tre teste differenti, però ci sta che siano tre le energie che dobbiamo sfruttare. Ok, diamoci da fare. Scheggia di Pyros. E razzo. Ok, l'abbiamo colpito con tutte e tre le energie, semplicemente usando gli oggetti che ho comprato da cioccolate. Ho comprato un po' di oggetti che infliggono danni elementali e che infliggono status alterati. Questa cosa è utile perché non si può essere sicuri e non si può sapere fino in fondo i mostri che si troveranno. Quindi per essere preparato ad ogni evenienza comunque mi... Siccome basta poco danno elementale per creare l'imprismabilità, tanto vale portarsi qualche oggetto. Io ho preso pile da 5 oggetti per tipo, in maniera da poter veramente avere un quadro di
tutte le energie che potrei utilizzare per catturare queste creature. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Anche perché con gli attacchi nostri rischiamo poi di ucciderli, mentre invece se si usano gli oggetti di cioccolate, che sono magari quelli che fanno proprio danni lievi, non si può proprio rischiare di ucciderli. E vedete la barra dell'energia di Cerberus? Quel pochino gliel'ho tolto con tre oggetti. Quindi invece con un colpo normale magari gli tolgo metà barra. Eccolo, è nostro. Yeah. Oh, yeah. 25.800 punti, sono tantissimi. È un bel balzo, perché il Rain e Lan salgono a livello 30. Allora, innanzitutto è un'evoluzione del Fenrir, e quindi del Nak bianco. Enorme miraggio con tre teste terrificanti, due delle quali misteriosamente fluttuanti e staccate dal resto del corpo. A me piace parecchio questa estetica del Cerberus in questo gioco. È fatta molto coerente e molto ispirata rispetto ad altre sue apparizioni, come in Final Fantasy XIV, in cui Cerberus, a mio avviso, non è per niente bello. Però è un bellissimo combattimento quello con Cerberus in quel gioco. Ma ognuna di queste teste è caratterizzata da un elemento specifico. Questo non mi risulta, nel senso che è una cosa che normalmente nei Final Fantasy questo non c'è, o almeno io non me li ricordo. Invece è la chimera che ha questa particolare abilità di avere tre teste che facciano ognuna attacchi di un certo elemento. Quindi sono ghiaccio, fuoco e fulmine. Da non confondere con l'arma di un tale Vincent Valentine, che al momento pare abbia di meglio da fare. Beh, tutti ricordano Dirge of Cerberus, lo spin-off con Vincent Valentine come protagonista, e qua vuole fare un riferimento e ci ricorda che in questo gioco non è presente, o almeno non è ancora presente, questo personaggio di Final Fantasy VII. Andiamo oltre. Ovviamente lo voglio in squadra, ma chi togliere? Ho il coraggio di togliere una monoporzione? Dai, farò questo sforzo. A me la monoporzione piace perché ha delle immunità non indifferenti ai colpi fisici. Potrebbe veramente abbassare i danni che prende una pila a causa degli attacchi fisici. Mega miraggi. Sono miraggi extra large, troppo grandi per essere inseriti in una pila. Rain e Lan possono però convocarli durante il combattimento usando i PA di entrambi. D'altra parte, la loro incredibile potenza giustifica totalmente il prezzo da pagare. Quando invochi un mega miraggio in battaglia, tutti gli altri miraggi in squadra tornano nei propri prismaliti. I mega miraggi continueranno a combattere finché avranno punti vita o fino a quando Rain e Lan non esauriranno i punti azione. Puoi ritirarli dal combattimento anche prima, ma poi dovrai aspettare un po' per poter invocare di nuovo lo stesso mega miraggio. È interessante, vorrei provarlo. Ricordo del Cerberus. Questi ricordi servono per fare delle trasfigurazioni, quindi in teoria io potrei avere due mostri uguali. Se portassi il Nak bianco a diventare Fenrir e successivamente tramite questo ricordo lo posso portare a Cerberus, in questa maniera avrei due Cerberus, che non servirebbe a nulla perché non posso fare la pila con lui, mentre con tutti gli altri miraggi sì. Cosa c'è qui dentro? Un fiore fiero. Beh, è l'oggetto del Gimme Golem, quindi vuol dire che per quanto segreta questa zona ero obbligato a venire qui. Sono tornato dal Gimme Golem che, come vedete, fa di tutto per non farci passare, muovendosi. Diamogli quello che vuole. Il fiore fiero.
Allora, qua dobbiamo scendere per prendere quello scrigno. Qui non mi pare ci siano scrigni. Qua sì. Qui ce n'è un altro. Seme contro fuoco più. Allora, dall'altro lato non vedo scrigni, quindi abbiamo scelto la strada giusta e li abbiamo presi tutti e due. Abbiamo completato i miraggi che si potevano catturare in questa zona. Molto molto bene. Seguendo la stradina tutta a sinistra dei dirupi, possiamo raggiungere l'uscita di quest'area. Qui sembra tutto molto semplice, oltretutto mi sembra che ci sia una zona tipica di un boss, addirittura col salvataggio vicino, quindi lì incontreremo un nemico. Oh cavolo, qui sembrerebbe che avremo a che fare con un nemico molto grosso. Tento di affrontare questo nemico utilizzando Ifrit nella mia squadra, per vedere se riesco in effetti a curarmi con gli attacchi di fuoco di questo nemico, che probabilmente, spero, farà. Non ha capito Lan di cosa si tratta, anche se è molto evidente. Guardate Tama. Ecco, Lana adesso ha capito cosa ha alle spalle. Cosa ha alle spalle. È veramente, veramente grosso. Vediamo se siamo alla sua altezza. Fa proprio schifo. Povero Land. Continuano a insaccarlo. Allora, innanzitutto ci renderemo conto che non è... Mamma mia, dragone infernale. Che non è imprismabile. Ok. Bla bla bla. Bla 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 bla. Ok, particolarmente... vulnerabile al freddo, quindi noi mi pare che non abbiamo nulla. Ecco l'animazione dell'arrivo di Cerberus. Bello, bello, bello. Oltretutto Cerberus, che pensavo fosse un po' più grosso, ha un'abilità a base ghiaccio. Perché Cerberus ha abilità di tutti i tipi, di tutti gli elementi. Cioè, dei tre elementi base di Cerberus. Vediamo quanti danni fa Tormenta. Oh, 17 danni, è un po' poco. Ed era
Anche vulnerabile. Vediamo l'attacco. No, no, 55 danni è un po' poco. Liberiamo il mega miraggio. Lasciamo tornare nel nostro prisma. E torniamo al nostro assetto. Abbiamo idro. Proviamo. Sì, idro va bene. Avete visto? Non l'ha assorbito, però i danni erano zero, grazie alla resistenza al fuoco di Ifrit. Questo è interessante, perché avrebbe potuto farci veramente molto danno. Vedere Ifrit che lancia idro è qualcosa che penso non sia coerente con il gioco. Direi che stiamo per conseguire una facile vittoria. Tanta scena, ma poco danno. Ce l'abbiamo fatta. Tama ha capito che c'è qualcosa dietro di lei. Ma chi sta arrivando? Una secca paurosa, un pugno fortissimo che ha scagliato all'orizzonte il drago. Sì, ci sei riuscita, Tifa. Ma che abbiamo qui? No matter how many champions arise, the laws of this world are beyond their power to change. The only force that can change those laws is the almighty power of a true king. We must fulfill the Crimson Prophecy. And swiftly. Ci stanno parlando di una seconda profezia, addirittura ci stanno parlando di due profezie differenti e sembrano in contrasto tra di loro e sembra che il realizzarsi di una possa mettere in discussione o annullare l'altra. But I heard all the ruckus, and knew something must be up. It's a good thing you did. Gotta say though, you pack quite a punch. Oh, well, I might have gotten lucky. Huh? That's actually one of my master's moves. That was the first time I ever managed to pull it off. I live to the north of here, in a town called Nibelheim. La città di Nibelheim. Molti di voi se lo ricorderanno. Ed eccola all'orizzonte. L'emblema di Tifa è stato sbloccato. Puoi acquistarlo dalla ragazza senza nome.